Vanessa Roghi per essere qua con noi a parlare di Don Milani. Allora, Vanessa Roghi non ha molto bisogno di presentazioni, storica, saggista, autrice radiofonica, autrice televisiva e autrice di un libro molto bello che è La lettera sovversiva, che è uscito nel 2017 e adesso è stato ripubblicato, vero Vanessa? Se non sbaglio, esce tra poco. Da Pierre, Sì. sì. Ecco, a me faceva piacere se Vanessa, per queste brevi interviste, faceva un attimo un approfondimento su degli aspetti di Don Milani un po' lontani da tutte quelle, diciamo, celebrazioni un po' geografiche che si rischia di fare, no? Quando c'è un centenario, e che invece andandolo a contestualizzare nel milieu, diciamo, culturale, politico e anche suo biografico personale per andare a raccontare un po' quello che poi ci racconta meglio nel suo bellissimo libro che invito tutti a leggere, appunto La lettera sovversiva, però di andarlo a contestualizzare bene in quella che è anche la rete di relazioni e la rete, diciamo, politica culturale di quegli anni in cui poi si ha lettera a una professoressa. Quindi ecco, mi faceva piacere che tu parlassi di questo, Vanessa. Grazie. Grazie, sì, Pamela. È vero che appunto, ma questo non è un problema, diciamo, solo di Don Milani, ma è un problema di tutte le grandi figure, che non soltanto della pedagogia, ma in generale della cultura, che quando arrivano i momenti in cui si decide per esempio, appunto, una celebrazione, un centenario così, che devono essere ricordate, si isolano un po' da quelle che avevano intorno e si tende in qualche modo, no, a trasformarle in figure eccezionali, così anche un po' avulse dal loro tempo. Ora è chiaro che se oggi stiamo qua a ricordare Don Lorenzo Milani è perché sicuramente è stata una figura eccezionale, e però io credo, insomma, del tentativo appunto di lavoro che ho fatto quando poi ho scritto La lettera sovversiva, che contestualizzarne l'opera, significa anche valorizzarne l'opera e in qualche modo renderla più comprensibile, perché questo è una cosa che ovviamente avevo già messo a fuoco, ma che ho capito molto bene poi quando recentemente invece ho studiato la figura di Mario Lodi e su di lui ho scritto il libro. Lui stesso diceva: se appunto mi isolate, se prendete il mio caso un caso eccezionale, effettivamente non solo rischierete di non capirlo, ma nemmeno di trarne alcun vantaggio. Come dire, qual è il vantaggio che si trae poi quando si studia la figura di un educatore? Quello appunto di capire se poi le sue parole in qualche modo ci interpellano ancora oggi, ci sono utili, possiamo trarne un qualsiasi tipo di vantaggio per la nostra contemporaneità. Nel caso di Don Milani, ovviamente la risposta è sì. È necessario, insomma, rileggerlo, ascoltarne le parole e però appunto contestualizzarle, proprio perché soprattutto con lui da subito è iniziata un'operazione da un lato di mitizzazione e dall'altro invece proprio di demolizione in qualche modo, tutte e due a partire proprio dalla stessa problematica, cioè la sua eccezionalità. Cioè c'è chi appunto lo rendeva mitico e quindi eccezionale e quindi in qualche modo irraggiungibile e chi invece appunto lo demoliva proprio per lo stesso motivo, cioè per il fatto che essendo unico, eccezionale e soprattutto la cui esperienza era maturata in un contesto come quello di una canonica sperduta, diciamo, della campagna, della mezza montagna toscana, e così non aveva nient'altro da dire poi a nessun altro al di fuori di quel contesto. Quindi vediamo insomma quanto può essere invece fruttuoso l'approccio appunto di contestualizzazione. Ora, a me una cosa, per esempio, che ha molto colpito, poi c'è chi ha molta più competenza di me, diciamo, per parlare della figura di Don Milani, che ne so, appunto in relazione al mondo della Chiesa, se vogliamo, perché ovviamente il suo essere prete non è una cosa secondaria, no? Ma assolutamente cruciale, quindi la sua cultura religiosa, le sue letture, quanto tutto questo entra a far parte poi del suo pensiero pedagogico. Però invece una cosa molto più prosaica, se vogliamo, e che però mai messa secondo me sufficientemente in luce, è la sua relazione con delle figure, delle istituzioni che in qualche modo gli stanno intorno e che lo influenzano in modo positivo rispetto ad alcune riflessioni. Io penso per esempio al direttore didattico di Vicchio, a Zangrilli,
che è una persona appunto con la quale Don Milani ha immediatamente un rapporto e uno scambio importante. Lui fa parte del movimento di cooperazione educativa, tant'è vero che poi sulla rivista dell'MCE scriverà delle importanti riflessioni su Barbiana, sulla lettera a una professoressa e anche sulla ricezione di lettera a una professoressa e i rischi, diciamo, di una lettura ideologica, tra virgolette, del testo. Ecco, Zangrilli, per esempio, è uno specchio al quale riflettere Don Milani e la sua esperienza, perché quando, per esempio, si dice che Don Milani, appunto, è una persona che riflette soltanto della scuola privata, no? E non gli interessa per niente la scuola pubblica, anzi, la scuola pubblica la disprezza. Ecco, nella corrispondenza con Zangrilli, questa cosa è messa immediatamente in chiaro, appunto. Don Milani dice: se tutte le scuole d'Italia fossero come la sua, non ci sarebbe bisogno di aver scritto una lettera alla professoressa. Questa frase è cristallina, è cristallina. La scuola di Zangrilli è una scuola dove appunto si pratica una didattica che è quella del movimento di cooperazione educativa, e Don Milani dice: la scuola buona esiste ed è quella. Però noi a chi ci rivolgiamo? Noi ci rivolgiamo a chi ha avuto esperienza o ha esperienza o avrà esperienza di quella che non è una buona scuola, la scuola buona, no? Come dice nella lettera ai giudici, qua bisogna intendersi su che cos'è la scuola buona. Ecco, la scuola buona certo non è quella che boccia i figli dei contadini ieri, i figli dei migranti oggi, le persone in difficoltà oggi, perché poi non è solo una questione di censo sociale o anche di patrimonio culturale, perché il disagio cambia e quindi appunto riflettere su che cos'è la scuola buona in questo scambio che ha con una figura appunto come quella di un direttore didattico come Zangrilli, io credo che sia ancora oggi molto molto interessante. Grazie Vanessa per questa riflessione, tra l'altro ce l'ha riportato molto al presente Don Milani, che poi è l'aspetto secondo me più sensato di una celebrazione di centenario, soprattutto che altrimenti rischierebbe di diventare retorica. E tu parli del disagio che cambia, allora ti chiedo un'ultima cosa, perché poi a chi voglia approfondire appunto rinvito a leggere il tuo libro, e tu parli del disagio che cambia, qual è secondo te questo mutamento del disagio che forse, ecco, verso che cosa si scaglierebbe oggi Don Milani? Don Milani era un personaggio molto critico, anche molto duramente critico, no? Verso il suo tempo. E verso il disagio che cambia, in che forma è cambiato? Giusto due parole, poi è un tema complesso, quindi non ti chiedo di risolverlo qua. E quali sono le problematiche più pesanti, secondo te, che deve affrontare la scuola oggi? Ma a me questa, come dire, riflessione sul disagio che cambia me l'ha fatta fare Cesare Moreno, che è appunto uno dei fondatori dei Maestri di Strada di Napoli, quando scrivendo la lettera sovversiva andai a parlarci appunto di che cosa significava oggi lavorare come Don Milani. E lui effettivamente mise in luce, eppure voglio dire, chi più di Cesare Moreno ha contezza del disagio materiale e sociale, appunto avendo avuto tutta la vita a che fare con scuole di contesti veramente problematici da questo punto di vista. Ecco, però è stato lui a dirmi che bisogna guardare alle difficoltà, ed eravamo prima della pandemia, quando lui mi ha detto questo, parlandomi appunto dei ragazzi che stavano chiusi in casa, che non comunicavano, che trovavano difficoltà a avere relazioni con gli altri, ragazzi che prima di entrare a scuola avevano gli attacchi di panico, che non riuscivano proprio a gestire emotivamente la dimensione scolastica. Sicuramente io appunto, io insomma sono una storica e non una futurologa, quindi non riesco bene a capire se oggi Don Milani questo tipo di disagio psichico lo prenderebbe abbastanza in considerazione. Credo di sì, però, appunto, essendo lui una persona intelligente, ma oggi il tema è appunto anche questo, il disagio che cambia. È uscito adesso un bellissimo numero della ricerca proprio sul disagio e la sofferenza psichica dei ragazzi a scuola. Beh, insomma, queste cose vanno tenute in considerazione, altrimenti l'efficacia educativa viene meno, e quello che interessava a Don Milani era innanzitutto l'efficacia educativa, cioè il fatto di riuscire a mettere al centro del processo educativo i ragazzi e appunto quindi la dimensione dell'apprendimento e non dell'insegnamento. Grazie.
Visto che ti ho qua, ti devo chiedere un'altra cosa, perché l'anno scorso non sono riuscita a intervistarti, non abbiamo fatto in tempo, però solo due cose. Visto che tu sei un'attenta studiosa anche di Mario Lodi, ti chiederei solo due cenni su questo rapporto, questo incontro che ci fu tra Lodi e Milani. Non so che darei per avere veramente i superpoteri, viaggiare nel tempo ed esserci, perché effettivamente è uno dei momenti, è proprio uno dei momenti seminali, diciamo, della storia della scuola italiana, perché queste due persone che comunque da anni ragionano in modo diverso e parallelo sulla scuola si incontrano grazie a una figura che è quella di Giorgio Pecorini, che non ringrazieremo mai abbastanza, non ricorderemo mai abbastanza, e appunto iniziano a riflettere proprio su questo, cioè su come si fa a fare scuola in un contesto che cambia, cercando di dare a tutti i bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, le parole. Perché poi è il tema di tutti e due, no? C'è questa cosa bellissima che dice Lodi quando inizia a insegnare, che le sue colleghe gli dicono: "Ma tu stai sempre a fare lingua". È la stessa cosa che fa Don Milani, no? È che infatti esce fuori, insomma, in alcune delle prime riflessioni fin dagli anni delle esperienze pastorali. Si fa sempre soltanto lingua, però appunto senza lingua non si può fare nient'altro, non si può fare matematica, non si può fare storia se non si conosce l'italiano. Quindi c'è questa sintonia che, ripeto, anche in questo caso non è una cosa che riguarda solo loro due, no? Se ci pensiamo, quelli sono gli anni, il 63, in cui esplode il dibattito sulla lingua in Italia, quindi è un tema che attraversa la cultura alta e bassa. Il fatto che loro questo tema lo portino dentro la scuola e dentro la didattica fa di loro due figure eccezionali, perché appunto si tende a pensare, ancora oggi lo si pensa, che i grandi temi culturali non riguardino la scuola. Invece loro fanno esattamente il contrario, e non a caso il loro incontro c'è lo stesso anno in cui esce La storia linguistica dell'Italia unita di Tullio De Mauro, che in qualche modo chiude il cerchio.